Il mazzo che andremo a vedere oggi è una storia dietro, c'è una lore, quindi io vi invito, dopo che avrete visionato il mazzo che andremo a giocare oggi, un minuto di silenzio per rammentare tutte le esperienze passate su questo gioco, sia positive sia negative. Perché chi è che dice cos'è giusto e cos'è che è sbagliato? Io sto facendo tutta questa supercazzola per farvi vedere perché sì, io l'ho comprata a pura visione. Eccola qui, la grande, l'unica e inimitabile Namora. Siete contenti? Allora, vi spiego il ragionamento, perché c'è del ragionamento dietro, ok? Ieri io non avevo nessunissimo mazzo da poter giocare. Questa cosa mi ha mandato fuori di testa, quindi è per questo che ho preso Namora, ok? Cosa ho fatto io? Siccome io, ecco qua, avevo token, ok, perfetto, io sono andato nel bundle, mi sono preso il bundle. Lei dava 2000 gold, se non mi sbaglio, e 1200 crediti. E la variante è bellissima, ragazzi, della vedova. Ok? Poi, che cosa è successo? Ok, io avevo dei gold da parte. Avevo dei gold da parte e mi sono preso la variant e il bundle da 3500 di gold per prendermi i 3000 gold. No, 3000 gold, i 3000 token per prendermi Namora. Capito? E c'è di più, perché io gli ho buttato anche la chiavetta. Ho detto io, ma metti che io prima di far tutto sto ambaram bam mi esce alla prima spot. No, perché è un mese che la mia prima scelta delle spot ricade sempre sui 1000 token. Quindi il mazzo, con tutta la frustrazione che ci ho avuto addosso, è ricaduto questo qui. Io questo mazzo l'ho provato, io questo mazzo l'ho ritenuto anche divertente, capito come sono combinato io? Perché è divertente, frate. Cioè, ok, non ci sono robe strane perché sappiamo che Wong e Odino scommono che è una meraviglia con Namora, questo c'è da saperlo in questi 2 giorni che lei è uscita, però ancora è pieno di glitch, raga, quindi lo proviamo in un mazzo diverso, ok? In un mazzo che vuole andare a giocare Mr. Fantastic, Miss Marvel al turno centrale per andare a fare Namora con Absorbing Man. Sempre nello stesso turno, magari nello stesso campo, per andare a potenziare il nostro colosso, perché io voglio il mio colosso 2-13. Voglio il colosso più forte della storia di Marvel Snap. Ma ci abbiamo anche la Jessica, che comunque mi mancava anche la variante. Bellissima questa, se ci pensi. Guarda con tutte queste colombe che dicono, oh, tromba. Abbiamo la K, abbiamo Doom, se non ci può uscire la roba con Namora, capito? Abbiamo cosa? Abbiamo Green Goblin, ok? Perché io con questo mazzo chiamo chi gioca Namora. Ok, la maggior parte delle volte. Quindi già mettendo un Green Goblin su una location, saltiamo tutto. Ora, non vi sto qui a dire che questo è un mazzo per divertirti, ok? Non è un mazzo per arrancare perché non vincerete tutte le location. Jane Foster, ok, ci sta. Nebula. Non vincerete mai tutti i game con questo mazzo, però vi posso assicurare che è divertente, ok? Se nella remota... Vormir. Se nella remota situazione che voi avete aperto queste spot e vi uscite la mora, fatevi sto mazzettino. Vi divertite, raga. Ora ve lo mostro. Ve lo mostro, ve lo mostro. Ci sarà da divertirsi. Ora, col Vorme io mi aspetto il mio colosso. Io lo aspetto proprio caldamente. Jeff, molto bene. Green Goblin a sto punto. Oppure Nocturne per switchare robe. Nocturne per switchare robe, ma sai che è gustoso, sai. Nocturne. Anzi. Devo valutare se devo switchare Titano o Vormir. Ma sai che? La quella che è più bella della storia è stata questa. Sai che? Ok, non switcherò il Vormir, mi sa. Non lo switcherò. Jessica Jones a sto punto. Non lì, magari. La giochiamo qui. A destra. E poi valutiamo. Valutiamo se fare le nostre carte Unguin, che se ci capita Namora, noi già glielo spariamo al centro e diventa la Jessica Jones più forte della storia. C'è Jane Foster, attenzione che c'è Jane Foster lui. C'è Jane Foster. La Jessica Jones, Namora! Niente. Però ci abbiamo Doom. Ci abbiamo Doom e noi possiamo concludere con Miss Marvel più Jeff in qualche modo. Perché no? Ci sarebbe. La voglia, ci sta. Perché no? In effetti. Doom! Sfruttiamo sto Titano. Che tra l'altro mi è uscita in una cassa normale, in una cassa casuale, mi è uscita la Max Greek. L'ho preferita all'infante, posso dire. La capa. E la capa, la capa insomma, frate.
Raga, ma insomma, io farei così. Oddio, lui c'ha il Mjolnir. Lui c'ha il Mjolnir. E lui lì va a 10. Ok, io qua vado a 12. Io qui gli contesto tutte la location. A meno che lui non abbia Odino. E se c'ha Odino, io qua vado a 19. Se c'è Odino io qua vado a 19. Ma sai che c'è? Freghiamoci di Thor. Perfetto, devo giocare al centro. Signori! Namora! No, non c'è Namora. Doom! Doom smart. Capito perché è divertente sto mazzo? E vince. Dai, però io voglio provare Namora. Devo essere sincero. Devo mostrarvi il potenziale di Namora all'interno di questo mazzo. Se ci capita e ci fa la grazia di uscire. Infatti il mazzo si chiama Innamorato. Perché mi sono innamorato di sto mazzo. Capito? Gioco di parole. Stupido. Andiamo al prossimo game, mi abbevero. Allora, fratello mio. Bella il tuo avatar infinito. Nebula. Subito. Oh, vedi che bello. Namora in mano. C'è Namora in mano. Ah, va bene. Okay. Poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. Poteva prendermi tutto. E Jeff a sto punto. Facciamo Jeff. Sì. Lui mi sta. Perché pensa che io sono un junk. Va bene. Ma. Snap, snap. Ora, qual è il punto della situazione? Il punto della situazione è che... Cable, no? Vabbè, se tu peschi le mie carte, comunque, io spero che non abbia preso Miss Marvel o Doom. Capito? Che sono le uniche carte che... grande tela. Grande, grande, ma grande tela. Può essere spostata? Non può essere spostata! Il bravo e illustrissimo colosso. E sai che c'è? Quasi quasi, io te lo butto qui. Su Hell's Kitchen. Gladiator. Via Miss Marvel. Però non se l'è pescata lui, attenzione. Attenzione che lui non l'ha pescata. Che cos'è quella carta che ha pescato lui? Spero Mr. Fantastic, frate. No, non è Mr. Fantastic. No, frate, si è preso Doom. Impazzisco se si è preso Doom. Jessica Jones. Così che poi mi va lì, capito? Il Bifrost, Baron Zemo. Si prende Nocturne e switch allocation. Frate, cos'hai preso? Cos'hai preso? Cos'è quella carta che tu hai preso? Batmanzio. Molto bene. Si è preso Doom, frate. Dai, frate, dai. Mi ha preso l'unica carta che c'avevo con Cable. Ma non ci voglio credere. Via. Non ci voglio credere. Namora. Per forza Namora. E Colosso rimane lì, frate. Colosso rimane lì. Cioè, ma tu hai mai visto un Colosso 2-8 come sta per succedere mo? Io no. Sinceramente parlando, io no. Poi, guarda, se mi fai la grazia, spero che lui non faccia il doc adesso. Spero che lui non faccia il doc adesso per smontarmi tutta la mia roba. Stadior. Namora! Ma ci stiamo rendendo conto del potenziale di questa roba? Colosso 2-8 e non è ancora finita. Perché io lo rifaccio. Sono pazzo, sono matto. Non me ne frega niente. E non ti snappo perché ovviamente lui c'ha altre scelte. Da poter fare, da poter usufruire, ma... Absorbing Man. Oddio, l'unica che poteva contrastare sta roba, sì. Absorbing Man. Dai, no, 2-13, vabbè. Sai che mi ha tolto l'effetto della kiss, però? E io vinco. Ecco come giocare Namora e vincere. Capito? Grande. Aspetta. Gustosissimo questo rollato, mi ha fatto vincere lui. Dici non ti ho ancora convinto, ma bro, va bene, ce ne facciamo un'altra, visto che non ti ho ancora convinto, perché se vogliamo ha sbagliato anche l'avversario. Se vogliamo. Devi vincere da sola, Namora? Ok.
Devi vincere da sola. Nebula. No, in questo mazzo Nebula non si può fare al centro. O a sinistra o a destra, perché al centro... Metti che noi gli giochiamo solo tipo Miss Marvel. Ecco, mi servirebbe... Sai che cosa mi servirebbe? Lo dico io che cosa mi servirebbe. Mi servirebbe un qualcosa per switchare sta location del merda. Perché il raft la vorrei togliere. O beh, che dire? O beh, che dire? O beh, che dire? Ce la faccio io? Io qui gli porto il meno uno. E prendo il meno uno e pareggiamo. Dammi la roccia, dammi quello che vuoi, frate. Daredevil, è un junk. Ecco, il junk ci distrugge. Il junk distrugge questo mazzo. Non sono... il junk lo distrugge questo mazzo. Cap cut. Magic turno 7. Frate, se mi dai Nocturne lo posso scammare in qualche modo. Però mi devi dare le carte, fratello, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Namora! Vabbè, visto che c'è New York, però io posso fare un amore intanto che la cap si baffa, Nebula si baffa, noi abbiamo Absorbing Man, capito? Abbiamo anche Absorbing Man da fare, sì, ci abbiamo anche la prio, capito? Ci abbiamo anche la prio in tutto ciò. E lui non può fare il suo profix, però può fare Cannonball. Può fare Cannonball, sì, esatto, può fare Cannonball e distruggermi tutte le mie robe. Sì, può fare sinceramente questa roba. E spero che non lo faccia Cannonball, perché altrimenti... Eccolo. È lui. Vabbè, Namora... Vabbè, rip. Allora, ci abbiamo 4, 6, 2... Io devo fare così. Io devo fare così. Ok. Poi mi lascio lo spiraglio per la cap che si switcha. Si sposta qui, capito? Magari. E dico magari. Oppure. Spostiamo la cap qui. No, la cap non la posso spostare qui perché vado a mettere il kissio qui, capito? Non posso fare sta roba. E che cosa posso mettere qui che non mi può nuocere nulla? Absorbing Man magari. Sì, Absorbing Man ci sta, è una bella play. Jessica Jones qui, abbiamo la possibilità di prendere o Mister Fantastico, Miss Marvel, e facciamo un botto di punti. Vediamo. Ok. E allora ragioniamo un attimo. Lui c'ha Cannonball. Avrà Shang, ragazzo? Se c'ha Shang è finita. Perché lui me lo fa qui, mi fa 15 punti qui, io vado a 8, vado a 13. Ma qui comunque mi deve contrastare la location. Non penso che abbia una sub per farmi il doppio, capito? Non penso. Vabbè, dai, facciamo Miss Marvel qui. Occhio a Shang-Chi comunque, eh? Occhio a Shang-Chi. Ma penso a sinistra vinciamo sicuro. Al centro, almeno che il tuo non è Shang, fratello, io non so come tu possa vincere. E a destra comunque noi andiamo a 9. Non è vero, andiamo a 13. Quindi, meno male, le nostre carte le abbiamo giocate tutte. Ok. Però poteva essere anche interessante fare più punti con la Miss Marvel al centro. Dai, frate, gioca. Gioca! Io ti stappo! Tirati! Raga, Namora! Quando voi fate queste genere di giocate, vi incentiva di più, io non so come spiegarvi, vi motiva a giocare a questo videogioco, capito? Anche se è una carta da merda, Namora, capito? Mastro cassa, vai! Perché effettivamente, cioè...
Non è godurioso fare il colosso 2.13, far diventare un colosso 2.13 o una cappa che si sposta 4.10. Sì, che lo è. Ninja, c'hai capito? Io posso fare il coso qui. Sta per arrivare un Green Goblin sul Superflusso. Ecco, anche per questo serve il Green Goblin in questo mazzo. Capito? Sta arrivando adesso, mi sa. Arriva adesso il Green Goblin, sì, su Superflusso. Sì. Vai, vediamo che cosa ci offri tu dalla casa. Da spottino, molto bene. Alto evoluzionario? Sai che sei un alto evoluzionario? Non lo vedo da tempi immemori. Proprio così me lo dici. Io farei Nebula qui a sto punto. Farei Nebula qui, farei Pro Jeff qui, magari poi valutiamo. Vediamo se ci esce intanto Ramora. E poi valutiamo. Se fare la K, se fare il Doom, capito? Ok, lui c'ha Sasspot lì e quindi si dovrebbe aggiudicare. Guarda che c'è Namora! Namora. È innamorata della vita. Allora, se noi decidiamo di fare Namora, ok, dobbiamo farlo per forza qui, così che poi il turno 5 facciamo assorbimento, uno se facciamo il Doom. Trastare il processo, raga. Trastare il processo. Cos'è quello? Jubilee. Ma come Jubilee? Che mazzo è questo? Ma come Wonk? Frate, ma di che stiamo parlando? Aiuto. No, frate, lui c'ha Namora. No, c'è una... mi vuole fare il back to back con Namora. Va bene, vediamo chi ce l'ha più grossa. Assorbimento. Vai, boom boom. Ah no, c'è la White Tiger. Perfetto. Ora, a me verrebbe da fare sicuramente una... Oddio, potremmo tentare di fare o Miss Marvel qui. Per fare più punti possibili. Mettiamo anche. Cioè, qui, teoricamente. Teoricamente no, perché lui può switchare. Basta che switcha due robe. Quindi io direi Doom e ci leviamo il pensiero di robe, capito? Ci leviamo il pensiero. Doom. Così che evitiamo il Green Goblin che vada con Odino lì, perché lui sicuramente avrà Odino. E non può fare la mano, non può fare nulla. Io non so come può vincere questo game, perché a destra ce la siamo giudicata noi. Al centro abbiamo un gap di 13 punti. A sinistra abbiamo un gap di... Quanti sono là? 13 punti di 7 punti. Io non so come può vincere questo game. E Namora si è aggiudicata ancora una volta la vittoria. Eh sì, anche con Sage, fratello. Non puoi fare niente neanche con Sage. Follia. Follia, questo mazzo è la follia più totale. È la follia più totale. No, e sta vincendo. E sta vincendo 1300 tondi. Perfetto. Posto così. L'ultima per farvi capire che questa volta Ramona può battere la regola non scritta che l'ultima partita, l'ultimo game di ogni video è perso. Abbiamo vinto tutte, se non erro. Poi vado a vedere in fase di editing. Ma penso che ce la siamo giudicate tutte con Namora, capito? Sì. Sì, io direi sempre Jeff al posto di Colosso. Colosso magari lo facciamo. Oddio mio. X23 Destroy. Allora, complicato il Destroy. Destroy è complicato. Perfetto. Certo. Ha voglia. Mister Fantastic, fratello. E comunque posso dire, sembrava telecomandata sta X23 con Terra Selvaggia. Vagli sul Superflusso, mai nella vita. Mai nella vita, va bene. Allora, che cosa possiamo inventarci noi? Missa? Servirebbe un Green Goblin, tipo. Cittadella dello Slout, fratello. Cittadella dello Slout. Oh, per forza devo mettergli il Green Goblin sul Superflusso. Per forza. Devo fare per forza una roba del genere. Deadpool. E lui scarta con carnage. Cioè, distrugge. Però la missa è ottima lì. Io suppongo che lui abbia Killmonger, capito? A sto punto, sì. Namora? Jessica Jones. Jessica Jones la butto qui, magari. La butto qui.
la butto qui, Jessica Jones. Dai, frate, ma c'è il game perfetto del destroy, gli sta capitando. Guarda lì, Nico Minoru con l'effetto di distruggere carte. Killmonger? Frate, la Doom non mi aiuta, mo. Doom non mi aiuta per niente. Potrei farlo, e poi farlo con Absorbing Man, capito? Ma... poca roba. Valutiamo sì. Il problema è che io non vinco sto game. Non è sempre persa, raga. È sempre persa contro il Destroy. Destroy full, tra l'altro, full combo. È qualcosa di allucinante. Lui ci avrà coso. Ci avrà Clun sicuro. Tanto ha pescato tutte le carte. E via. Se mi fa Killmonger, però ti posso ancora far salire la mia. Ah, la vedo molto dura, sta roba. Deadpool. Ok, ha fatto Killmonger. Va bene. Allora, qui si potrebbe pensare anche di giocare la miss al centro. Non al centro, ma sul città dello Slout. Il problema è che poi io non vinco. Capito? Io non vinco. Qui. Amico qui. È da pazzi, fa sta roba, è da pazzi. Però la Miss Marvel, madonna, li fa tutto molto interessante. Va a fare 10 punti qui. Va a arrivare a 26. Il problema è che poi non vinco delle altre due location. E lui da una parte c'ha Knull, e da una parte c'ha Deadpool io non mi ricordo a quanto sta. Onesto, io non mi ricordo a quanto sta Deadpool. Questa è. Vai, per due cubi del regalo, fratello, distruggimi. Fratello, se Wolverine gli fa a sinistra. What a game! Sto mazzo è infermabile, ha vinto contro tutto ha vinto. Vabbè, a posto. L'amore ha avuto la sua rivincita sociale, siamo a posto così. Questo ci spiega che la cosa che io adoro su Marvel Snap è che quando c'è un meta bilanciato, io non so perché non ho incontrato neanche un Lich, quindi in qualche modo... no, gli abbiamo aggirato il Lich. Questo dimostra che quando c'è il meta che comunque ti fa divertire, ti fa provare dei mazzi, indipendentemente da quanto tu lo reputi forte, se tu lo giochi bene, puoi anche vincere qualsiasi cazzo di game. Vai, colosso, ragazzi. 2-13. Ci vediamo stasera in live con gli Yoda, ragazzi. Bella lì, buon proseguimento di giornata.